Buonasera a tutti, questa sera noi come Giulianova, Città Giulianova 1924, siamo lieti di annunciare finalmente un accordo di collaborazione con una multinazionale che è leader mondiale del mercato delle recinzioni, che ci accompagnerà in questo percorso finale del campionato di eccellenza, ci sosterrà con una sponsorizzazione ufficiale. Noi legheremo, abbiamo legato il nostro nome, noi a loro e loro a noi, in maniera tale da poter portare a termine quelli che sono gli impegni che già insieme abbiamo preso. È stato il frutto di una lunga trattativa che comunque finalmente è giunta a conclusione. Noi siamo lieti ed orgogliosi di poter legare il nostro nome ad una ditta di così alto rilievo e impegno internazionale. Abbiamo qui in rappresentanza della società il manager, il dottor De Massis, no? Camillo che riuscirà comunque tra breve ad illustrarci quelle che sono un po' tutte quelle attività che connotano maggiormente la società con la quale noi ci siamo legati. Io vorrei ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per questo connubio, i miei collaboratori, il segretario Massimo Spinozzi, sempre la cui collaborazione è sempre preziosa, ma soprattutto la disponibilità sia del dottor De Massis sia del dottor Di Stanislao, che hanno fatto in modo che tale accordo potesse essere portato a conclusione. Speriamo che questo sia solamente l'inizio di una fattiva collaborazione che possa trovarsi anche negli anni successivi. Abbiamo già un accordo sulla parola che speriamo di poter rinnovare, speriamo anche in categorie differenti, possibilmente certamente migliori. Certamente avere un partner così importante come può essere la Beta Friends per noi è assolutamente motivo di vanto e determinante anche per poter proseguire quelli che saranno in futuro gli impegni. Io lascio la parola direttamente al dottor De Massis, che illustrerà brevemente anche questi. Sì. Tra l'altro ringrazio anche il sindaco, che è espressione e rappresentanza della nostra città. Noi avremmo voluto presentare lo sponsor dinanzi a tutta quanta la città, a tutti quanti quelli che sono i tifosi, perché comunque per noi era importante avere anche sulle maglie una connotazione rilevante di un'impresa rilevante, di una società rilevante che potesse comunque sostenere. E il sindaco è l'espressione di questa, del nostro popolo, l'espressione della nostra città, per cui sarei lieto se lui potesse spendere due parole per diciamo suffragare completamente e complessivamente quello che è questo rapporto. Presidente, c'è poco da dire, la Beta Friends la conosciamo bene, come il dottor De Massis ha voluto collaborare con la società Giulianova Calcio, che lo ringrazio veramente di cuore. Hai detto bene, questo è l'inizio di una collaborazione che noi auspichiamo vada avanti nelle serie superiori ed è il frutto di un lavoro portato avanti in questi mesi. Non era semplice sicuramente, perché come hai detto bene tu Vincenzo, c'è una crisi che attanaglia tutti e l'intera economia nazionale. È difficile trovare un'azienda che si avvicini e che supporti il calcio, specialmente quando il calcio di Giulianova ha avuto le traversie negli ultimi mesi che noi conosciamo. Ecco, io sono felice veramente di che ci sia chiusa questa collaborazione. Non era semplice, da parte dell'amministrazione comunale si continuerà, come è stato in questi anni, la massima collaborazione, perché siamo convinti che la società che voi, posso dire, insieme a me avete voluto riprendere dalle ceneri della Giulianova 1924 sta con tante difficoltà, è vero, però piano piano costruendosi su basi solide, e per noi è fondamentale avere un partner con le basi solide come questa multinazionale, perché è normale che in questo viaggio noi abbiamo bisogno di irrobustire sempre più le nostre collaborazioni.
entrando in questa serie, mi è tornato in mente Berardo, e molto spesso ci dimentichiamo di tutto quello che è stato fatto in questi anni, perché quello che vedete, dottor De Massis, prima non c'era, fino a qualche anno fa noi l'abbiamo voluto realizzare, tutti questi spogliatoi, la stampa, è stato, perché poi ci si dimentica nel corso degli anni. Questa è una delle tante opere realizzate a Giulianova, io ne vado orgoglioso. E niente, sì, la figura ancora fare di più, perché deve ancora adeguare all'enorme piano di lavori, peraltro stanno iniziando in questi giorni dopo l'iter, e non è facile, io devo dire, no. Che però ecco una cosa, io ritengo che bisogna parlare poco e fare i fatti, sono contento che poi i fatti sono quelli concreti. Questa società giovane, ben rappresentata da voi, si farà, io sono convinto, facendo gli scongiuri che già da domenica domani, da dopodomani potremo vedere i frutti, e piano piano cresceremo tutti insieme e raggiungeremo i risultati che questa piazza, perché tu la conosci, dottore, questa piazza, sotto il punto di vista calcistico è molto importante. E rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello per il calcio abruzzese, non solo per l'aspetto sportivo, ma per tante altre cose. Quindi noi cresceremo insieme, io ti ringrazio di nuovo di aver voluto collaborare e dare questo apporto, e forza Giuliano. Presidente, signor Sindaco, ringrazio dell'invito e la possibilità di così partecipare un po' a questo incontro. Chi è Betafans? Betafans è una società che in qualche modo possiamo dire assomiglia a Giulianova, perché è una squadra, perché è una società che ha più di 100 anni di storia, quindi vedo che è una società di calcio, ha circa quasi 100 anni, quindi è una società che ha una lunga tradizione, che ha la casa madre in Belgio, è un gruppo multinazionale e che ha un'unità produttiva qui a Tortoletto. Occupiamo circa 1.800 persone, di cui più o meno 200 qui a Tortoletto, e ci occupiamo prevalentemente di sicurezza passiva all'interno di un perimetro, che può essere un'abitazione, una, diciamo, una proprietà privata, un sito industriale. Ci occupiamo di sicurezza passiva, quindi quello che ha a che fare con la sicurezza di un porto, un aeroporto, un sito sensibile, centrale nucleare, confini di Stato e così via, e anche di impiantistica sportiva, perché in Italia noi, diciamo, siamo partner del CONI e abbiamo sviluppato anche delle soluzioni tecniche adatte a quelle che sono le esigenze di sicurezza in campo sportivo. Questo è un po' in poche parole il gruppo Betafans. I motivi, diciamo, di questa collaborazione nasce da, diciamo, da una richiesta, ma soprattutto da quello che una riflessione che abbiamo fatto al nostro interno, perché oggi aziende che hanno una certa anche un po' visibilità, oggi hanno anche svolgono in questo contesto economico non facile anche un ruolo sociale. Quindi ci siamo stretti vicino alla società, perché una buona metà dei nostri dipendenti sono anche cittadini, e molti dei quali anche tifosi qui rappresentati qui in questa sede, quindi vuole essere per noi una vicinanza alla città, al territorio, in questo momento è difficile soprattutto dal punto di vista economico, ma comunque essere vicino a un'impresa sportiva che pensiamo di portare avanti con grande successo quest'anno. E ciò visto che nasce alla vigilia di questo incontro, l'abbiamo capito con la prima in classifica, noi dobbiamo mettere subito in casa i primi tre punti per poi, diciamo, andare avanti nel futuro con degli orizzonti più. Se ci lassi io magari dare qualche rassicurazione in più, no? Non mi capita qua. Con me, vabbè, questa sera, giusto per fare un gioco di squadra, mi hanno accompagnato l'altro Soffè, che è responsabile di risorse umane non solo nel nostro stabilimento, ma in tutto il sud Europa, quindi rappresenta poi il capitale umano di Betafans. Poi c'è anche un tifoso, un
nonché il grande collaboratore di Carlo Concordia, che si occupa un po' di gestire alcuni reparti del nostro stabilimento, e quindi un po' anche lui rappresenta un po' non solo il gruppo dei tifosi della fabbrica, ma anche una parte del nostro capitale umano. Qualche affinità tra Beta Fans, penso, e Giulianova Calcio. Noi siamo una società con una lunga tradizione, ma una società che punta all'eccellenza dei prodotti, all'eccellenza del campionato, penso, in questa affinità. Però diciamo, siamo, da quello che ho scoperto, Giulianova Calcio è una squadra che si fonda su giovani talenti. Al nostro interno noi andiamo alla ricerca anche del nostro stabilimento, della nostra realtà, alla ricerca di giovani talenti, perché sono i talenti che creano il futuro di una società. Non è tanto il capitale economico che questo va via in testa, ma sono risorse che noi abbiamo da valorizzare, che valorizzano la nostra società e valorizzano anche, come nel vostro caso, penso, anche i risultati, che è un altro elemento di attività, la ricerca di talenti nello sport, ma anche nella vita e anche in società. Quindi, se la nostra gloria storica della nostra società, l'avvocato Antonio vuole spendere qualche parola per consacrare definitivamente questo connubio. Io sono contento e anche molto orgoglioso della Però se il sommano dovesse venire con un'altra maglia, siamo costretti a giocare il sì, va bene, però ci proviamo, archiviamo subito. C'è cazzo, tradizionale. Questa è bella, questa è il primo. Esatto, questa è una differenza molto assolutamente rilassata. L'unica che potrebbe. Bianco nero, se lo pensi, l'unica. Non so che parte. Quest'anno, io ho capito dove voglio andare. Proviamo a giocare a Roma. Quindi giallo, bianco, c'è una confusione, c'è il bianco, no? C'è il sangue al cervello. Sta niente di male, ci vuole spogare la prima volta. No, gli altri una maglietta. Sai, domenica sarà dura, Non è che ci si mette d'accordo sotto qualche profilo. Domenica. Prego, avvocato. Ripetevo, io sono molto contento di questa, di questa connubio che si è legato con la società, soprattutto perché avere un marchio così prestigioso potrà distinguere, diciamocelo francamente, anche il Genova Sportivo, la storia di Genova Sportivo, quando delle aziende leader, delle aziende così molto rappresentate, con i piedi, diciamocelo francamente, molto ben fermi nel tessuto dell'economia, si avvicinano alla società sportiva, significa anche che questa società sportiva ha una storia, una tradizione, ed è anche un atto di riconoscimento nei confronti di tutta una comunità. Questo sinceramente ci fa sentire anche meno soli. Forse non lo siamo mai stati, perché alla fine anche gli spettatori, i tifosi, il sindaco che ci ha sempre incoraggiato in questa difficile, io ripeto, difficile annata calcistica, soprattutto per quanto riguarda il lato, oltre che sportivo, anche il lato economico, il momento congiunturale così brutto che vive, insomma, l'Italia intera. Però
quando si hanno, ecco, questi partner, questi cose, significa che forse, ci permettiamo di dire, stiamo sulla strada giusta. È chiaro, è un primo passo, cioè di solito quando delle brave persone si uniscono, di solito poi si avvicinano anche altre, perché vede che, si vede da lontano che la cosa può andare bene. Noi ci auguriamo, ecco, che oltre al marchio Benefits anche altre aziende, anche altre situazioni locali si avvicinano a questa esperienza sportiva, che fare del calcio non ha senso se farlo da soli, cioè ha senso quando si coinvolge una città, ci sono delle motivazioni, come diceva prima il dottor De Masi, sociali, quando rappresenta una comunità. Cioè il Genova ha sempre fatto calcio in modo diverso dalle altre, si è contraddistinta per quello. Noi dobbiamo fare questo tipo di calcio. È stato apprezzato, cercheremo di farlo riapprezzare di nuovo, e quindi su questa strada, su questa traccia, riteniamo che, ecco, anche l'amministrazione comunale, il sindaco presente, e vorrei scindere, perché il sindaco Francesco Mastrolauro come persona indubbiamente ci darebbe anche di più del cuore, perché è il tifoso, è sempre stato un tifoso. Poi quando ha una figura istituzionale chiaramente è legato alla forma del comune, e gli enti locali risentono ancora di più di questo momento congiunturale. Però la sua vicinanza, il suo valore non ce l'ha fatto per mancare, come anche i suoi compagni di giunta e anche tutto il consiglio comunale, che insomma quando ha dovuto prendere delle posizioni sulla impiantistica sportiva è stato sempre vicino ai colori giallorossi e tutti quelli che fanno dello sport. Noi ci auguriamo che proprio su questa situazione ci sia un adeguamento delle strutture sportive in modo da poter far giocare i giovani finalmente almeno in campi che siano più adeguati, parlo soprattutto di Campo Castro e anche il Parini, sperando di tornare il prima possibile ad una categoria senza voler togliere nulla a questo campionato di eccellenza che ha di fronte alle migliori città della regione, però per Giulianova, per la tradizione di Giulianova calcistica, almeno una categoria superiore pensiamo che sia il nostro dovuto, che è nel nostro DNA. Quindi io non vado oltre, ringrazio di nuovo tutti gli intervenuti che già con la loro presenza ci fanno sentire il loro calore. Siamo a 48 ore per una partita di calcio molto difficile e sentita. E già quando si affrontano queste partite significa che qualcosa si è fatto, perché se riesci a fare prima contro seconda significa che almeno sei sulla strada buona. Poi il calcio come lo sport non ha mai una matematica, l'importante, come si dice, è dare tutto, dare il massimo. Noi l'affronteremo con la migliore convinzione possibile in modo di regalare una domenica felice agli sportivi giudici. Mi ha colpito una cosa nel suo intervento, sì. La caratterizzazione della ditta che lei rappresenta, da queste multinazionali, molto proiettato sul sociale, in ambito sportivo, ma non solo in ambito sportivo. Ha detto che a Giulianova ha avuto questo interesse per il calcio, ma anche per gli Amicacci, un'altra società che a Giulianova è altrettanto conosciuta. Quindi questo mi sembra una cosa molto importante che vorrei che lei esplicitasse in maniera più completa, più dettagliata, se è possibile. Sì, no, dicevo che oggi in un contesto dove si è molto attenti magari anche ai risultati economici di un'azienda, alle vicissitudini un po' di quelle che sono anche le vicende di mercato, ci sentiamo comunque di essere vicini a delle realtà del territorio che esprimono magari dei valori legati allo sport piuttosto che ad altro, e allora per quel che possiamo fare cerchiamo di partecipare a quelli che sono un po' gli interessi del territorio e far sì che dei valori quali lo sport, anche magari che per Giulianova rappresenta anche un momento di aggregazione di vita, un po' di comunità,
possa magari essere aiutato e portato avanti, diciamo, sulla scia di quella che è la tradizione, ma soprattutto, ecco, di spinta, perché noi siamo un'azienda, diciamo così, non perché siamo un po' il numero uno nel nostro settore, ma cerchiamo sempre anche al nostro interno di dare una spinta a dei risultati anche ambiziosi, quindi quella può essere un po' la nostra partecipazione, la vicinanza al territorio, ma soprattutto anche un momento in questo particolare proprio di vita della squadra, anche di spinta verso dei risultati importanti. Ed è proprio questo quello che mi ha colpito, perché sì, credo che nell'ambito imprenditoriale proprio debba essere un punto che non deve mai mancare in ogni manifestazione, proprio dare quello che deve sentire e caratterizza in modo importante la propria associazione. Io di questo spero che tutti i cittadini siano contenti di questo e facciano il proprio dovere anche nei confronti di questa che è una grande azienda che lavora non solo sul territorio locale ma anche a livello internazionale. Quindi tanti auguri e grazie per quello che fate per Giulianova e per questo sport. Grazie.